Giallo Palermo Calcio, il colpevole è il maggiordomo, Mr. Watson? Consapevole o meno, Paul Baccaglini ha regalato a Maurizio Zamparini un formidabile ombrello sotto il quale ripararsi quando, al giro di boa del campionato di Serie A, nel mercato di riparazione, invece che rafforzare la squadra per tentare una possibile rimonta, vendette i suoi pezzi migliori, palesando le sue intenzioni, far soldi. Con tutta la buona volontà di questo mondo, coach e giocatori, non ce la facevano a invertire la rotta e verso la società, quindi, piovevano critiche molto pesanti. Ed è a quel punto che spunta Baccaglini con il suo zainetto portafortuna e di soldi nel cassetto. Ce la faremo a restare in Serie A, disse. Ho fiducia. E quando la profezia non si avverò, ritorneremo subito nella massima divisione, disse. Zamparini aveva perso la credibilità, Paul invece, fresco e profumato, carattere gioviale, simpaticone di suo, se la conquistò presto e bene. Come? In due mosse, la prima, sostituendo Zamparini al vertice, secondo, lasciando credere che dietro di lui ci fossero volontà ferree e risorse senza risparmio. Gli affari non si mettono in piazza, e quindi bisognava solo avere fiducia. Non gli fu negata perché parlava da presidente della società rosanero, non da possibile acquirente. Una mossa astuta, inequivocabile, a riprova delle buone intenzioni delle parti. Oggi, a distanza di tempo, si è scoperto che non c'era affatto intesa e che Zampa aveva volentieri concesso la rappresentanza sociale al giovane e simpatico italo-americano, servendo Zene come un ombrello. Ora, semmai, resta da capire se il simpaticone ha dato una mano al businessman o meno. Preferiremmo credere che non ci sia stato alcun entante cordiale, ci piacerebbe salvare Paul. Ma è un moto dell'animo a suggerirlo, non altro. Paul ha accettato la presidenza del Palermo e svolto il suo compito con efficacia, si tratta di investigare sulla colpa o eventuale dolo. Nel senso della consapevolezza di stare rischiando il flop. Se la proposta della mitica società americana, interessata all'acquisizione del Palermo, ha fatto una proposta generosa come afferma Baccaglini e il venditore Zamparini, la giudica ridicola, vuol dire che la distanza è abissale, e che questa distanza potrebbe essere stata tale anche all'inizio della trattativa. A meno che non ci sia stata una marcia indietro da parte dell'acquirente, cosa che ci sentiamo di escludere. Potrebbe però essersi trattato di una sceneggiata. Restano ora i cocci. I due signori incaricati di fare l'impresa, carneati entrambi, annunciano la bella intenzione di tornare in A, ma non si muove foglia, il Palermo non è entrato ancora nel mercato, ha semmai venduto uno dei suoi pezzi migliori, Pezzella, finito all'Udinese. Le maglie rosa-nero, dicono, saranno indossate da giovanotti slavi. Non è una prospettiva incoraggiante visto che la rotta balcanica ha dato risultati pessimi. Il futuro è nelle mani di Zamparini, come sempre. Lamentarsene e protestare senza prospettare un'alternativa è perfino stucchevole. Godiamoci questa stagione da Iene a Palermo, con la politica buggerata dalla Vardera, candidato di destra e documentarista, e Paul Baccaglini. Finto presidente del Palermo Calcio. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.